Se oggi scade il bando per la riqualificazione delle aree di Risulta Pescara, per ora niente offerte dai privati, c'è una novità. Gli uffici della Regione Abruzzo, ora sparsi per la città, potrebbero trovare una collocazione proprio in una sede unica in tale zona. Ieri, infatti, il via libera della Giunta Marsilio, con la scelta di un terreno di 9.000 metri quadri, per Sospiri, Presidente del Consiglio regionale, è la soluzione ideale. Lo stesso per il sindaco Carlo Masci con il comune che ha accolto la richiesta. Sì, oggi scade il termine che noi avevamo fissato per un eventuale intervento privato per la riqualificazione dell'area di Risulta. A oggi, nonostante ci siano stati diversi interlocutori interessati, non è arrivata nessuna proposta, quindi credo che oggi il bando si chiuderà senza che ci sia un privato che vuole investire per la riqualificazione della Risulta. Però c'è una grande novità, la Regione oggi ci dice che vuole realizzare la sede della Regione Abruzzo all'interno della Risulta. Noi già da qualche mese abbiamo avuto rapporti con la Regione in questo senso. Oggi che questo bando scade possiamo avere una situazione totalmente nuova. Quindi c'è grande interesse per questa proposta della Regione, perché una sede regionale al centro della città, nell'area più prestigiosa, diventa un elemento assolutamente interessante. Il sindaco tiene a precisare che comunque si procederà con il progetto di riqualificazione delle aree di Risulta anche solo con fondi pubblici, grazie alle risorse che già ci sono e certo non bastano. Adesso verificheremo se c'è la possibilità di fare un intervento totalmente pubblico, dovremo trovare altre risorse. Ci attiveremo da subito. Il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, parla di una giornata importante per Pescara con l'approvazione della delibera di giunta. Che fa seguito a numerose riunioni che sono state tra gli uffici tecnici del patrimonio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo e quindi diciamo parte l'iter per realizzare all'interno dell'area di Risulta il palazzo della Regione Abruzzo. Ovviamente si dovranno fare altre verifiche del caso, ovviamente di natura tecnica amministrativa, ma se non ci dovessero essere impedimenti particolari, penso che finalmente dopo anni, decenni, la Regione Abruzzo avrà nella sede di Pescara una sede unica, unificata, anche ad esempio pensando sede di gli uffici delle società partecipate. Questo potrà diventare sicuramente un simbolo importante specialmente per il nostro territorio pescarese, perché l'area del centro andrebbe ovviamente del tutto rivalorizzata, quindi vedendo pure l'esempio, ad esempio, della Regione Lombardia, pensiamo al Pirellone, Pescara potrà avere una sede simbolo e spero che sia una sede di alto impatto qualitativo. In caso non ci siano intoppi, si può già pensare ai tempi? Se c'è la volontà politica di dare mandato, così come la volontà politica è stata espressa, penso che nel giro di 6 mesi possa essere definita l'attività di progettazione e quindi io penso prima della fine del mandato ci possa essere la posa della prima pietra.